Un pezzo di legno e un po' di fantasia per il portatovaglioli più estivo che ci sia. Arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi creiamo insieme un bellissimo portatovaglioli per arricchire ed abbellire le nostre tavole estive. Pollice in su se questo genere di video vi piace e soprattutto pollice in su se alla fine del video l'oggetto vi piacerà, sarà di vostro gradimento. Ora basta parlare, spostiamoci subito sul piano da lavoro e se vorrete chiacchierare con me, vi aspetto alla fine del video. E adesso Gabriele taglia una tavola 25 cm per 25 cm. Potete farvela tagliare così in qualunque brico. Io ho Mastro Gabriele e ne approfitto col suo mitico seghetto alternativo, sfreccia come sull'autostrada del sole. Adesso prende la lunghezza dei fori e io attorno ai fori disegno il pesciolino, anzi il pesciolone, che poi Gabriele, si vede, no? Che la mano è differente, la mia non è pelosa, che poi Gabriele segherà a sua volta. Adesso praticherà un foro sull'occhio e sulla coda. Questi fori sono importantissimi perché qui andranno ad inserirsi i listelli per far sì che il pesce possa accogliere i tovagliolini. Mentre adesso Gabriele si cimenta nella levigatura del pesciolino, lo leviga bene in modo che io possa decorarlo dopo con i colori. Con una carta vetrata leviga i fori per far sì che il pesce scivoli facilmente dai perni che tra un po' monteremo. Adesso Gabriele segna sulla tavoletta di base il foro dell'occhio e della coda, quindi col trapano pratica un mezzo buco. Cosa significa? Crea il foro, ma non sfonda la tavoletta, lascia un leggero pavimento perché poi lì andremo ad incollare i pioli. Leviga il tutto e adesso prendiamo un listello dal diametro di 1 cm e tagliamone due segmenti da 10 cm cada uno. Arrivati a questo punto, Mastro Gabriele fa arrivare sul piano da lavoro di Arte per te il suo bel portatovaglioli per farlo decorare. Faremo una decorazione semplice che possiamo fare tutti facilmente e che non impegni troppo in modo da poterla adattare a diversificati tipi di tovagliato. Abbiamo la base, abbiamo i piolini. La prima cosa da fare, sebbene lui l'abbia fatto molto bene, è fissare i pioli. Io lo faccio con un po' di block, un bel po', uno qui. E inserisco il piolo, voilà, e uno qui, un bel gocciolone, e inserisco il piolo. Velocemente l'eccesso di colla che viene fuori. Metto via la base per adesso, la riprenderemo successivamente. Quindi ci servirà la parte superiore del flatting all'acqua lucido. Io decorerò semplicemente con dei pennarelli acrilici e un pennello, ovviamente. Allora, come prima cosa prendiamo il nostro pesciolino e con il pennarello definiamo l'area della testa. Così, adesso lo metto voltato verso di me e comincio a creare le squame.
più o meno, facendole partire dal centro e via via andando a riempire tutto il pesciolino. E voilà, adesso all'interno di ogni squama facciamo 1, 2 semicerchi e una mezza pallina. 1, 2 e 3, seguendo l'andamento della squama. E adesso su tutto il laterale congiungiamo con il colore. Voilà, guardate che bello, facile facile, senza essere troppo precisi, perché proprio la bellezza è nella sua semplicità marinara. Occhio e coda non li lavoro, perché essendo soggetti a sfregamento sarebbero soggetti a usura precoce. Prendiamo 1,5 cm da ogni lato, in modo da poter fare la stessa decorazione anche sui bordi. Ok, una volta allineati tutti i bordi, partendo dall'incrocio, quindi non dall'inizio ma da dove c'è la X delle due linee che si incontrano, quindi questo quadratino lo lasciamo vuoto, andiamo a fare 1, 2, nel mio caso 7 delle curvettine. 1, 2, 3 e coloro. 1, 2, giriamo e facciamo la stessa cosa anche da questa parte, e poi sugli angolini disegno dei pescetti così. E adesso, una volta cancellata la matita, ripercorriamo e chiudiamo tutto il perimetro esterno facendo un bordino così, che dia un senso di ordine a tutto il disegno. Voilà, è pronto. Adesso però dobbiamo far sì che tutta questa pittura rimanga intatta per sempre. E allora prendiamo il nostro flatting all'acqua. Ah, non vi ho detto due cose: potete farlo anche a pennello, e soprattutto, se non vi piace così chiaro, potete prima mordenzare il legno passando appunto un mordente di qualunque colore voi desideriate. E adesso passiamo su tutto una generosa mano di flatting all'acqua, nel mio caso lucido. E guardate che meraviglia che viene, anche il colore del legno viene sicuramente meno scialbino, si colora leggermente, viene più biondo. Nella parte che invece poggia sui tovaglioli non passerò nulla. Voilà! Adesso lo lascio asciugare e nel frattempo mi dedico alla base. Mani di flatting potete passarne anche due, dipende da quanto lucido volete il pezzo. Alla prima mano non si luciderà molto, prenderà solamente vivacità il colore. Alla seconda mano comincerà a dare l'effetto caramellato, che però io su questo pezzo non voglio, quindi mi fermerò a una sola mano. Bene, il nostro lavoro è finalmente finito. Diciamo che la parte da leone in questo video l'ha fatta Gabriele, e vi dirò di più:
Lui ha voluto che io la dipingessi, ma a me sarebbe piaciuto anche mordenzato color noce e lasciato semplicemente così al naturale. Ma anche così, devo dire, è molto molto carino. Adesso lo faccio asciugare e poi vi faccio una clip in cui vi faccio vedere il pezzo con i tovagliolini e le foto nel dettaglio. Bene, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, lasciatemi scritto tra i commenti se vi piacciono queste collaborazioni tra me e Gabriele, se ne volete ancora, oppure se volete la canonica ombretta che fa tutto da sola. Bene, adesso vi lascio alle foto e alla clip del video e noi ci vediamo subito dopo se volete parlare ancora con me. Ciao, pollice in su e condivisione se vi è piaciuto il video. Portatovaglioli è qualcosa di diverso. Innanzitutto è un oggetto artigianale in legno, non è in plastica, non è in metallo, non portiamo in tavola cose fredde, ma portiamo un elemento della natura. A me piace portare proprio in tavola elementi naturali a cui dare una seconda vita. Una tavola in legno può essere modellata facilmente, come avete visto, se vostro marito ha un seghetto alternativo, e creare delle cose bellissime. Potete creare anche altri soggetti. È un portatovaglioli che dà allegria, che determina il tempo in cui viviamo, quindi anche ambientare una tavola con elementi caratterizzanti la stagione rende quella tavola più accogliente. Sono quei piccoli oggetti su cui l'attenzione si fissa e che poi ricordi a distanza del tempo. Bellissima idea regalo se andate a trovare un'amica a casa a mare, bellissima idea da mettere nel vostro negozietto artigianale o sulla vostra bancarella d'artigianato estivo se vi serve un'idea per il vostro lavoro. Spero di esservi stata utile, mi raccomando lasciatemelo un pollice in su per capire se il video vi è piaciuto. Vi ricordo che se volete contribuire alla vita di Arte per Te è sempre attivo sull'home page del canale il pulsante PayPal. Se vorrete aiutare Arte per Te nella sua crescita, io vi ringrazio enormemente. Vi aspetto sempre qui per un prossimo video creativo e vi aspetto in libreria con il ricettario dell'arte, il libro in cui vi svelo tutti i miei segreti, tutte le mie ricette con cui barcamenarsi facilmente nel mondo dell'arte. Vi lascio qui giù tutti i link per l'acquisto. Il libro sta andando in ristampa, quindi è stato apprezzatissimo. Sarebbe un peccato che anche tu non ne avessi una copia. Bene, vi mando un grande bacio e vi aspetto sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!